Allora, capitolo 5, e siamo giunti alla metà, finalmente. Sappiate che il livello squadra l'ho aumentato perché il salvataggio non è andato a buon fine, però comunque ho salvato proprio nel momento in cui ho reclutato Janus, quindi praticamente avevo un bel backup. E da oggi in poi farò così, nel caso in cui se ne vada via il salvataggio. E comunque ora vi farò vedere anche la squadra com'è cambiata. E con me c'è Eternino. Ciao! Oggi è un po' più pimpante finalmente. Ma vabbè, iniziamo subito con il capitolo 5. Beh, insomma, qua iniziano a mettere i bastoni tra le ruote Dark, nonostante Dark ormai è risaputo che è uno degli antagonisti più, diciamo, pressanti della Remon, soprattutto riguardo Più Jude. tossici. Esatto, sono concorde. E niente, Sì, tutti quanti adorano Dark, tutti quanti adorano Mark. Io Dark e Mark non li sopporto proprio perché sono troppo pressanti e tossici come personaggi. E poi c'è Caleb. Eh sì. Sopra sopravvalutato a schifo anche lui. No, dai. Tu reputi sopravvalutati tutti. Alcuni sì, lo Alcuni, sono. se è vero che sono sopravvalutati o tranominati. Sinceramente Caleb mi piace tanto come personaggio, è l'opposto di Jude, più spaccone, più impazzito ora come ora. Ed è un bravo regista, quindi insomma, a me piace tanto. Regista, oddio, parliamone. Vabbè. Guarda ora come li manipola. Mamma mia, io adoro questo Caleb, non ditemi nulla, eh. Il Caleb Tentatore. Quello che ti portava a partire la pazzia del. Non ti fa più ragionare. Ah! Il Caleb satanico, diciamo. Esatto, quello che adoro di più. Quello che mi sta più sulle palle. A te piace quello più Non mi tranquillo? Tranquillo. piace Caleb. Vabbè. Io ugualmente lo recluterò. È il salvataggio. Capitolo 5. Il ritorno di Dark. Oh, da da da. Siamo al ritorno di Dark. Ma ora, appena finita questa cosa qua, voglio farvi vedere la mia squadra. Qualcuno avrà fatto uno scherzo a Jack, chissà chi è. Qualcuno dice. Ma Scottman. Smettila di saltare la pancia di ondeggia come un booty. Body shaming! Inazuma Eleven Funk. Altro motivo per il quale Kevin fa schifo. Esatto. Perché un foglio sulla. Ecco! Scemo. vedi, fai body shaming. È quello che ti meriti. Level 5. Da lezioni di vita già dal 2010. O 2008. Mi ricordo. Vabbè. Ma no, non ti rimandiamo alla cloister, l'ho abbandonato in mezzo al centro e fatto investire da un'auto. Vabbè. Beh, Shawn trova lati positivi comunque nell'atmosfera. Che nonostante a lui non dovrebbe piacere il caldo. Però torniamo a noi. Tutti quanti. I prossimi avversari sono stati scelti. Non è l'Epsilon. Anzi, il direttore ha ricevuto un messaggio stamattina. Jude.
Niente, guardiamo il... Ecco. Chissà chi è rivolto. Proprio lui. Mi sto aspettando a Eime. A Eime. Ho invitato degli ospiti speciali apposta per te. Chissà chi sono. Ma scusa, tu non sei obbligato ad andare. Lui ti sfida, tu puoi anche non raccogliere la seta e poi dire ok, vabbè, andiamo avanti. Cioè... Senza dubbio. Cioè, poteva tranquillamente dire ah, va bene, ti ignoro. Comunque nell'anime si vede il pallone nero che salva Ray Dark. Qua no, però fanno citazione al pallone nero. Diciamo che una teoria dice che in realtà sia stato proprio Caleb a liberare Dark, ma diciamo è una teoria anche abbastanza come posso dire, plausibile. Per me è un po' troppo fantasia. Cosa ci faceva Caleb lì in mezzo alla neve? Perché se non erro Caleb non è stato reclutato dall'Alius. Beh, però diciamo un minimo di plausibilità ne ha. Minimo sì. Beh, ora dobbiamo andare a Eime, che la mia ambientisticamente parlando zona preferita, perché ora vedrete. Signor veteran era sempre molto tranquillo, ma a volte il suo sguardo era così freddo come se odiasse tutto e tutti. Anche dopo 40 anni il suo odio per il calcio è più forte che mai. Andiamo. Sempre la stessa cosa, eh. Odio qualcosa, uso quella stessa qualcosa per danneggiarlo. Va bene. Vabbè, ora dobbiamo andare. Ah, mo Kevin fa l'amichetto di Sean, giustamente. Beh, il complesso di inferiorità gli dice... guarda, se tu hai un complesso di fare verso qualcuno, parlaci, diventaci amico. Comunque, in realtà la squadra dovrebbe essere livello 26-27, però c'è Scott che rovina. Ma vedete un poco, ho reclutato Diam, Galileo, poi vabbè, Janus. Ho reclutato pure Aurelia. Che se non era solo extra... Solo extra, credo, però vabbè. Poi nient'altro in realtà. Però io sinceramente adoro già questa squadra, come si sta sviluppando. C'hai Nathan e Kevin al 31. Casualmente i 16 giocatori che dovranno andarsene tra poco. Grazie. Vabbè, ora dovremmo comunque trovare dei rimpiazzi, ma in mente già ce n'ho qualcuno, quindi andiamo. Ahimè. Tu nel frattempo che fai tutte le cose vado un secondo in cucina. Va bene, io continuo. Al momento ero solo, ma andiamo in città. Si passa per il ponte, perché comunque Ahimè è un'isola. Vedete? A me piace tanto. Aspetto più movimento, diciamo. Ed ecco che iniziano a dubitare di loro. Benissimo. Non sembra che siamo i benvenuti qua. Perfetto. Possiamo cercare informazioni in giro. Ciambelle, giustamente, Jack. Jude, è normale che sta incavolato. Dovresti cercare di essere più sensibile. Ne parla Scott. Il bioco è del culo d'Anasimo. Ma pensiamo ora a fare un po' la perlustrazione della zona. Vabbè. Diciamo che cosa ci fate qui? Lo vorrei sapere pure io, sai. Andiamo da questo bambinetto che magari pediluvio. Pediluvio. Indaga sulla Royal no, sull'Accademia Reale Assoluta. Sì. Oh. Ecco qua, iniziano ad avere paura di loro.
Ma vabbè, io Scott, perché Scott non si può levare proprio da mezzo? Non... vabbè. Allora, prima di tutto vorrei fare anche un po' una visita, però non so se si può fare ora. Ecco, vabbè. Sfidiamo Glazier, Koenig, Egerer e Tompkins. Ok. Ecco, già arriviamo in porta. Che ne dici, tiro al volo oppure tormenta glaciale che ho... Ma tiro al volo. Anche se sono in svantaggio elementale, però... Già che... Ecco. Allora sì, va di tecnica, sti cacchi. Evoluzione 2 di tormenta glaciale. Vuol dire che sarà molto utile Sean da ora in poi. Almeno quando avrà ancora la tormenta glaciale. Contro le sirene abbiamo vinto. Vabbè. Andiamo avanti. Buoni punti, vai. Mi piace già livellare in questo modo. Ma ora andiamo al bambinetto che si è spaventato. Ecco, rapimento. Ecco. Si rapisce gente. Pare che i rapitori portino con sé i palloni e indossino divisa da calcio. Così ho pensato che foste voi. Conosco una persona, Ray Dark, ecco. Sì, Jude, però calmati un attimo, per favore. Potrebbe esserci una cosa, c'è un ragazzo di nome Oswald, molto bravo a giocare a calcio, lavora a fare negozi di articoli sportivi laggiù. Si può reclutare questo Oswald? Parla... dimmi un poco, Et. Non controllo se vuoi. Controlla un attimo. Intanto chiamata. Chi sarà mai questo numero? Pronto? Ah, Bloom. Bloom della Royal, che sta chiamando giustamente Jude perché appunto sono preoccupati per Joe e David. E insomma, già inizia a sospettare qualcosa. Ecco, già inizia a pensarci. Non può essere. Ha già capito. Ha già capito. Trova Oswald nel negozio di sport. Ora andiamo più a nord, anzi più a est, perché qua dice est. Punti carisma 35. E purtroppo ci fermino. Vabbè, facciamo questa sfida contro i pirati del gol. No, non mi sembra che tu possa reclutarlo. Ah, ok. Pensavo di sì. Avresti potuto segnare. Hai potuto segnare con Jordan. O Janus, come lo chiamato. Dai, per favore, che con Janus nelle amichevoli che ho fatto sempre tripletta. Sean già al 30. E io che ne sapevo, scusa. Scusa che se non te l'ho detto. Però, cioè, Sean mi ha fatto davvero tante cose belle, devo dirtelo. Cioè, Janus, scusa. Tanto voglio perlustrare un po' Aime, perché comunque è la mia zona preferita dal punto di vista dell'ambiente, quindi capitemi. Ecco, Janus. Volevi Janus? Janus contro Prunus. Che bellino. Ormai questo gameplay si infonderà tutto quanto sull'amare Janus. Ok? Ok. E a me sta bene come cosa. Guantini 2. Qua siamo sul fiume. Però io vorrei cercare. Ecco, qua la zona che collega poi l'altra. Bambinetti. Un enorme mostro marino nero. Intanto qua.
il fiume è molto sporco ultimamente. Non è il migliore, però vabbè. Per fartelo capire hanno messo tipo delle macchiettine scure. Mm-hmm. Ora entriamo in questo negozio di sport e andiamo a parlare. No, non con lui, magari. Il pazzo a sinistra. Vero, cioè, vero. Lui. Ma aspetta, lui è in divisa della Royal. Sì. Sì. Non è Oswald. Stanno indagando. Ecco, deve andare qua. Ma non è in condizione di parlare con nessuno al momento. Se avessi saputo cosa sarebbe successo, non l'avrei mai lasciato giocare a calcio. Benissimo. Dobbiamo ricercare Oswald, chissà. Mi sembra dei ragazzi apposta, grazie al cavolo, signor negoziante. Signor locandiere. Comunque, ho la sensazione è che potreste far tornare Oswald in sé. Insomma, un poco... È un poco traumatizzato questo ragazzotto. Scarpini del ricordo. Vabbè, andiamo a prendere questo tizio. Dovrebbe essere sulla riva del fiume, andiamo a cercarlo. Allora, prima di tutto. No, lui è proprio... non ha nessun fondamento, perfetto. Vabbè, andiamo fuori. E andiamo al fiume. Diamine! Sei cavolo di sfida, però. Vabbè. Passala qua. Di nuovo in mezzo. Ho sbagliato. Jude, ti prego, prendila. Bravo, Jude. Ecco, ora va Sean. Seanino! E se andiamo contro Prunus. Contro i barcaioli. Continuiamo così, Raimon. Perfetto, ora andiamo magari al fiume se è possibile. Perché ormai ho già capito dove sta. Dobbiamo scendere questa scala invisibile. Poi prendere questo forziere perché ce ne abbiamo bisogno. E poi andiamo da questo ragazzotto. Ecco Oswald. Calcio circuito. Ecco. Scarpini del ricordo. Ecco, lo vogliono riportare a casa. Ma... ma colpo di scenona. Beh. Beh, fermiamoli a questi qua. E come? Giocando a calcio, giustamente. Non prendiamo prigionieri. Quello non mi sembra che sia maialino, poi. Ma sai cosa? Sai cosa? Oh, bella vendetta. Vendetta così. Pigliatevi sta come da strale in faccia. In bocca. Da notare come solleva la gamba in modo sexy. Tipo. Prenditi di sta con Metal Strale in faccia, va. E starevi pure zitti mentre lo faccio. Bella così. Grazie per la vendetta, Janus. Oh, comunque 105 di esperienza. Grazie. Abbiamo perso, ma chi cavolo siete? La Raymond! Ecco.
Sì, chiameremo Eleven, bello mio. Ecco, vedi, Scott deve sempre fare... Ah, Scott, ti prego, posso prenderti ammazzate? Vabbè. Beh, un po' un fanboy. Comunque, Oswald ora farà da... È arrivato un mostro marino. Vabbè. Poi una strana persona mi ha detto di mettermi qualcosa intorno al collo. Eccola qua, eccola. Eccola qua, proprio lei, la pietra di Alius, ragazzi. Ti spiace se gli do un'occhiata. Mm-hmm. Non posso credere che facciano questo a un bambino innocente. Vorrei fare dell'idea. Ecco. Torneranno di sicuro a cercarmi. Perfetto. Ciondolo misterioso. Fallo indossare a Marco, così magari diventa cattivo e se ne va. E magari prendono un protagonista meno tossico. Attenzione, un personaggio burbero ma buono. Chi sarà? Boh. Axel. Burbero è buono. Sì, proprio lui. Proprio lui. Boh. Cale a questo punto. Buono. Buono. Sì. Ormai le provi tutte. Vabbè. Spara a caso perché non seguite il discorso. Sono in svantaggio elementare. Vabbè, com'è, tanto vado sull'auto. Vado sull'autobus. Quindi non c'è un problema. Forse Yadus è l'unico a cui lasciare tranquillamente fare tutta la tecnica. Perché ormai ha bisogno di attenzioni. Io ho bisogno di dargli attenzioni. Capito? Ha bisogno di ricevere amore. E noi l'amore glielo diamo. Almeno io glielo darò. Sì. Io glielo darò, diciamo, 24/7. Fino a quando non arriverà tu sai chi. Anche quando arriverà lui. Vabbè, minchia, anche quello. Quanti punti che c'hai. Sì, insomma, le amichevoli ne ho fatte tante, ragazzi. Andiamo alla mappa, andiamo al molo. C'era anche lì il ricarica. Boom. Vabbè, fa niente. Quindi... Yeah. Jude, cosa facciamo? Io dico che dobbiamo entrare. Insomma... Si soffre un po'. Comunque è inutile che mi dici shh ogni volta che c'è una parte animata perché mi muti in automatico, quindi il tuo è stato solo tempo e fiato perso. Va bene, va bene. Che tanto poi recupero perché comunque c'è aria, non ti preoccupare. Proviamo a guardare laggiù. Attenzione. Attenzione. Successo qualcosa. Tu ormai pensavi che fosse un rapitore bello e buono, e invece è proprio lui. È pericoloso, minchia, fare lui che ha 80 anni. In realtà ne ha tipo 50. Ne dimostra un po' il triplo, però vabbè. Vabbè. Non nel senso che 80 è il tipo di 50 alla sola matematica. Il vecchio burbero era proprio l'allenatore Hillman. Beh. E non avevo seguito il discorso perché so sparava a caso. Vabbè. Ok, ora dovremmo andare alla Royal Academy? Penso di sì. Ok, sì. Alla Royal Academy. Sì, dobbiamo andare alla Royal Academy.
Che bello. Non ho idea di cosa abbiano fatto gli altri dopo che mi sono trasferito alla Raymond. Forse mi odiano tutti. E Jude inizia ad avere paura di tornare alla Royal. Allora, io dico, non ha tutti i torti. Perché comunque se n'è andato all'improvviso. All'improvviso, oddio, io l'avrei anche capito, Quello sì, cioè, però... va bene, cioè, allora... venite eliminati, cioè venite sconfitti dalla Raymond, che è una squadra novizia, tra virgolette. Poi le prendete dalla Zeus, che vabbè è la Zeus, ma le, ne prendete e anche tanto. Una persona normalmente cosa che dice? Vabbè, la Raymond è ancora in gara. Forse riesco a fare qualcosa per impedire che succeda un casino. Io avrei detto va bene, fai come ti pare. Non è illegale. Non hai dire... tutti i torti. Cioè, uno gli, può, gli potrebbe dire portaci con te, vogliamo farlo anche noi. Lì se dice di no, vabbè, lì sei giustificato. Ma se mi dici che sei arrabbiato perché una persona ti ha abbandonato quando alla fine l'ha fatto per il bene della Royal e dell'FF in generale, sei un po'... egoista. Vabbè, ora andiamo alla Royal. Torniamo a Tokyo. Ecco. Jude Sharp, scusate se abbiamo... ecco. Raccomandazioni. Ok, ora possiamo andare, possiamo entrare. Non pensavo che tu non avesse così fosse così importante. Quando può ritornare alla Royal, ma tanto la Royal è in mano tua. Turbine velenoso. Ora andiamo avanti. E olè. Gioca con la Raymond. Cosa ci fa qui dopo aver abbandonato la Royal Academy in quel modo? Ecco Bloom! Con Trent e Master. Master non mi è sempre piaciuto il design. Anche a me. Uno dei pochi della Royal che salva. Ce lo reclutiamo quando farò l'amichevole con la Royal. Parole tue, non mie. Vabbè. Sapevo che ce l'avresti chiesto. Sembra che Dark abbia portato con sé tutte le sue carte quando se n'è andato via di qui. Abbiamo sentito le voci sull'Absolute Royal Academy, abbiamo cercato di investigare, ma abbiamo perso i contatti con Samford e King. Perché non me l'avete detto? In pratica ti stanno dicendo, abbiamo perso i contatti col fanservice. Perché nonostante King faccia schifo, viene idolatrato come la Madonna, viene... detto da tutti quanti che oh mio Dio è un giocatore bellissimo, fortissimo, e tutti quanti lo vogliono, quindi hai avuto tutta la gloria che volevi con la Raymond, che ne sai di cosa abbiamo provato noi? Ops Ops, scusate, ho dato un pugno al microfono, cavolo. Perché ora dare uno schiaffo in faccia a Caleb, perché vabbè. Una fiaccia. Avete davanti a voi il capitano dell'Absolute Royal Academy, Caleb Stonewall. Salve. Mostrarvi qualcosa che potrebbe interessarvi. Eccoli. Che incontro commovente. Caleb è un pazzoide. La versione satanica la adoro troppo. Ok, ho capito. Basta, non ce la faccio. Vabbè. Ma guarda come cerca di tenersi la bala. Mamma mia. No, io ormai Caleb ci sto perdendo.
Ma ok, aspettare un attimo. Allora, ho bisogno un attimo di secondo. Finiamo prima sto dialogo, magari. Smettila di fare moralista, volevi solo battere la Zeus per conto tuo. Sì, sì. Perché ovviamente la Royal aveva la carta in tavola per farcela. Sì. Ma ho visto quanto siete resistiti, quanto avete resistito. Mm-hmm. Tu puoi avere provato l'ebbrezza della vittoria, ma tutto quello che è toccato a noi è stato l'amaro sapore della sconfitta. Se fate schifo! Sì, ma il problema è che Jude è del secondo anno, no? Quindi, automaticamente, lui c'era già nel primo anno. L'anno prima avevano vinto il Football Frontier. Quindi, le cose... Le due cose... Cioè, King, provato a prendere la vittoria, ma si è perso con te contro la Zeus 10-0, che si è chinato davanti alla forza dei dei. Cazzo, scusate. Ma giustamente fanno sentire in colpa Jude, pure quando non è colpa in realtà. No, Jude, non ti sei comportato egoista, volevi fare una cosa giusta. Sono loro che sono delle teste di cazzo. Sono stati plagiati in questo modo. Ecco, vedi, Samford già inizia. Ecco, quella tecnica, ecco. Un po'. Ecco. Mamma mia, ah, ok, va bene, ok. Allora, Caleb io lo adoro in questa versione satanica, lo sapete, come ho reagito. Però, insomma, qua rispetto all'anime, diciamo che David e Joe hanno avuto sempre i rimorsi, sono stati sempre invidiosi, no? E quindi reagiscono in questo modo. Sì, ok, capisco che... possono tenersi invidiosi per quello che ha fatto Jude, eccetera. Però, insomma, loro non hanno... hanno comunque vinto tutto quello che si poteva vincere già il primo anno, tra l'altro, perché comunque sono del secondo anno. Perché non risolviamo la questione all'Absolute Real Academy? Ci lo troverete al molo di Eime. Caleb, ti prego, portami a cena con te, perché ho bisogno di... Caleb, per favore, affoga. Walden è già Eime con qualcun altro per cercare l'Absolute Real Academy. Però sapere che andate da quelle parti. Ah, e mo' chiedi scusa, eh. È successo qualcosa di terribile. Gli appunti segreti di quella tecnica sono stati rubati. Quale tecnica? Ma non era plurale, erano due, no? Cioè... Qua nel gioco ne è solo una. Ah. Capisci? Samford, è bello l'ospedale, vero? Mm. Ora vi farò capire una cosa. La tecnica di Joe... 5 pinguin rossi che si prendono a prestestate la gamba, ti spaccano. Fammi un attimo parlare, perché potresti essere anche tu fulcro fondamentale. Tale. Ma se sto zitto, cazzo, parla! Vabbè, mi riuscirò a dire. Comunque, qua si parla solo di una tecnica, perché in realtà il morso della belva era nato come tecnica normale. Sì, ragazzi miei! La tecnica proibita, morso della belva, non è mai esistita in realtà. Hanno messo la cosa tecnica proibita nell'anime soltanto per fare la scena. Tanto Joe non va all'ospedale, realmente, almeno. Non viene infortunato a me. Per far capire quanto viene sopravvalutato un portiere solo perché si chiama King. Si chiama re. Oddio, è un re, quindi... Il morso della belva non è una tecnica proibita, ragazzi! Ah!
è bello chiudere mentalmente certe persone, sai? Una soddisfazione proprio personale. Vabbè, ora. E comunque sì, 5 pinguini su una gamba. Niente. Ha salvato un ragazzo, però mo le prende lui. O almeno le dovrebbe prendere lui. Vabbè. La schiera di gente, vai. Dobbiamo batterli. Ci penseranno quelli della Royal? Benissimo. Walden, Swink e Hatch. Prima diamo una lezione a questi qua. E nel frattempo andiamo. Il vecchio rude. Ah, però dobbiamo sfidarli. Sì, giustamente. E loro sono 8. In effetti. In 3 giocatori non ce la fanno. Tormenta glaciale in faccia. Cioè, perché o hanno la capacità di Fey di moltiplicarsi. Tipo dupli. Oppure. Sì. Oppure no. Perché? E visto che gli ultra evoluti ce la fanno. Candilero non cambia un cazzo della spesa per Mario di Tagli. Sì. Saliti di livello giù The Shown. Ora dobbiamo andare per forza ricaricare. Shown probabilmente per la Epsilon Plus a livello 42. Probabile. Il problema è che penso con l'Abso... sì, l'Absolute. Con l'Epsilon Plus, o Plus, come volete, perderemo, diciamo, anche lui. Penso, non mi ricordo. Non puoi usarlo per la costrizione mentale che si autoimpone. Non puoi usarlo per quel motivo. Non puoi neanche usarlo nelle amichevoli, per farti capire. Ok. Cioè, sale di livello perché resta in panchina, ma non puoi usarlo. Tanto molo. Siamo alla fine del molo. Ma cosa? Non c'è una scuola qui. Hai ragione. L'Alius Academy ci ha permesso di risorgere dalle nostre ceneri. Proprio così, ora siamo l'Absolute Royal Academy. Reida. E qui. Sì. Un bel sottomarino. Però Dark, allora, io capisco che ti possa essere rimbombo, ma uno, non avevi i microfoni. Due, eri lontano minimo 3 km da qui, da quei bambini, anche di più. Come ha fatto a raggiungerli la tua voce? Ti sei modificato le corde vocali, c'hai un megafono. C'hai gli altoparlanti degli stadi, ma come? Posso aggiungere un'altra cosa? Che
io ho la sensazione che quando c'è stata l'onda, no? Mark è l'unico che non se n'è andato. Io pensavo... Sì, è bagnato. Sì, ma io ho immaginato Ed che magari poteva godere se l'onda se lo portava dietro e lo faceva affogare. Minchia, facevo festa. Vabbè, continuiamo. Il tossico è morto! Fai così! Sì! Vabbè. Ora dobbiamo andare a salvare Samford e King. Show. Devo andare a salvare due personaggi che sono sopravvalutati a schifo. Vai! Sean invece... Sean la prende sempre con gioco. Perché adoro Sean? Perché all'inizio fa lo spaccone. E quello è bello. Soprattutto perché ha messo i bastoni tra le ruote a Kevin, che è un personaggio che odio a morte, sapete. Ho una brutta sensazione. Tutti a bordo? Sì, andiamo. Ecco, subito, diretti. Qua. Ma buongiorno. Io nel caso, sapete cosa faccio? Ecco. Insomma, i brutti scherzi che ho subito non mi hanno insegnato abbastanza. Nel frattempo continuiamo, magari giriamo un po' intorno così, che facciamo funzionare bene il salvataggio, perché ormai ho brutti ricordi. Ma cerca se ci sono scrigni, vabbè. Non mi chiami più comandante, ascolta, qui l'unico comandante è Mike, poi tu te ne vai. Mike, ti vogliamo bene, sappilo. Un salutone. E comunque, che collegamento c'è tra lei e l'Alius Academy? Anche per me è un piacere conoscerla, Lina, giusto? Ecco. In effetti mi sto servendo del potere della sua maestà, l'imperatore dell'Alius. Chi sarebbe... Lascia che ti restituisca i tuoi inutili amici. Considero un regalo da parte mia. Benissimo, vuol dire che la subiremo un po', però... Ecco, controllo mentale, ragazzi. Non sarò umiliato davanti a... A chi? A chi? Maledetto Xavier! Maledetto non tantissimo. Da notare come hanno inquadrato solo Samford, ha parlato solo lui. E non King. King non ha detto niente. E se non sbaglio il suo artwork... No, il suo artwork dovrebbe essere cambiato, ma... Quello di Samford in modo più considerevole. Diamo inizio alle danze. Vabbè, ora dobbiamo ribattere di nuovo Ray Dark. Il calcio è solo divertimento, non importa vincere o perdere. Mark Durante Go. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Va bene. Va bene. Va bene, signor Coerenza. Intanto voglio vedere un po' la mia formazione, perché magari devo cambiare qualcosa. Sì, assolutamente. Ecco. Ragazzi, scusate, ma io non lo sopporto proprio Scott. Poi forse sarò costretto a rimettere. È di livello 10, quindi... Esatto, esatto. Sì. Sarebbe un po' controproducente. Mentre Absolute Royal Academy, a King gli sono cresciuti. Eccola. Ah! Questa è la tecnica, tecnica proibita bella. Però quanti pitticcioni! 128!
quello fa male, quello fa tanto male, quello fa tanto tanto male. Mi controllo un secondo King, per favore. Dai, ma si è messo un po' di trucco sull'occhio per la cicatrice, si è messo una parrucca più lunga, ma fa ridere. Poi morso della belva, che voi dite che è una tecnica proibita solo perché l'hanno detto nell'anime. In realtà non è una tecnica proibita, il pinguino imperatore dov'è? Anche perché da che Royal è Royal, sono sempre stati i pinguini il suo punto, il suo cardine. Hanno sempre usato i pinguini, pinguino imperatore numero 2, pinguino imperatore numero 3, pinguino imperatore numero 1, pinguino... Sempre coi pinguini si va avanti, quindi da che mondo è minchia, faccio il calcio triplo sto coso. Non lo ricordavo però. Vederlo fa un pochino senso, cioè comunque... Non mi pare che il morso della belva sia mai stato così tanto... proibito, anche perché non avrebbe senso, cioè, il fondamento della Royal era... l'attacco, non troppo la difesa. Quindi non avrebbe avuto senso sviluppare la morsa della belva. Ma soprattutto morsa della belva in Ares è una mossa normale. Vabbè. Allora, tu calcola questo, però in Ares i giocatori hanno anche avuto molto più tempo per migliorarsi. Cioè, quindi, con grande probabilità, se in Ares avessero inserito il pinguino imperatore numero 1, forse David non sarebbe finito all'ospedale. Semplicemente perché avrebbe avuto un corpo più resistente, anche senza la pietra di Aliuso lì. Sì, ma il punto è che, cioè... comunque fanno tanto hype per una tecnica proibita che alla fine non è tanto così proibita, perché alla fine lo vedi, cioè nel gioco non ha nessuna conseguenza su King, quello è il punto. A parte il fatto che sta cosa l'hanno modificata probabilmente per dare spazio anche a lui, visto che l'unico momento di gloria è stato quando è riuscito a parare il Dragon Tornado dell'1, se non erro. Poi per il resto ha sempre fatto un pochino schifo come giocatore, quindi sì. Viene amato solo perché si chiama King. Quindi la mente umana pensa, si chiama re, quindi deve essere fortissimo. Lui deve essere fortissimo. Dai, dammi sto fallo. Dammi sto fallo, vai. Ehi, Sanford, è arrivato il nostro momento. Bene. Ti stupirò, Jude. Questa tecnica speciale è dedicata a te. Una tecnica speciale? Sarà? No, non può essere. Il pinguino imperatore numero 1. No! David, no, non farlo. Taci e sta a guardare, Jude. Matt, sai cosa sento io ora? Dolore per le gambe di Sanford. Sì, me le sento proprio tremare. Vabbè. Questa è la versione prototipo, giustamente, del pinguino imperatore numero 2 che comunque conosciamo, però... insomma... potere devastante, cerimento... ci sono dei pinguini che ti martoriano le gambe. Cosa? Anche se nell'animazione ci sono dei colpi rossi anche sul viso, quindi direi che fa male un po' dappertutto. Esatto. Vabbè. Ora andiamo a continuare la partita. Un po' con la paura, sì, però... ragazzi, dobbiamo vincerla.
Ho sbagliato il passaggio, come giusto che sia, perché io faccio schifo, come sapete. Dai, fatti fare un altro calcio stupendo. Altro fallo. Ah no. Diamine, sono un po' scoperti. Ok, grazie Victoria. Che poi lancia dei fulmini. Di nuovo, aiuto. Ora non dovrebbe utilizzarlo più, però in realtà... Ed ecco che Jude vuole ammazzarsi. Perfetto. Ripresa palla. Forse era evitabile utilizzare la torre inespugnabile, però... Ed ecco che Kevin vuole... Dai Kevin, fai qualcosa di giusto nella tua vita, vai! Sono l'unico abbastanza forte. Vabbè, per Kevin. Per favore Kevin, se devi fare le battute vai a Zelig. Diamine, purtroppo... Poi vanno tutti in avanti e non capisco dove devo andare poi. Vabbè dai. No! Vabbè, finisce qua il primo tempo, 1-1. No invece! Che cavolo! Devo provarla. Ok, perfetto. Finisce il primo tempo. 1-1. Vabbè. Perché dovrei paragonarmi a un perdente come quello? Io sono unico. Guarda che diva. Mi stavi dicendo, Ed? The one. The one. The one. Vabbè. Voglio creare una squadra di calcio che sia abbastanza forte da battere l'Alios Academy. Perdere questa partita non è ammissibile. In effetti Jude... Salveremmo Samford solo per il momento, ma se rimanessero sotto i controlli di Dark continuerebbero a usare quella tecnica. Non a tutti i torti, Jude, purtroppo. L'unica... E poi dubito che, tipo, cioè, se Samford... Allora, no, aspetta, riformulo la frase. Se Dark ha preso gli appunti del Pinguino Imperatore numero 1 e gli ha detti a Samford, dubito funzioni come nel gioco, ovvero che ti basta leggerli una volta per impararli. Devi provare a usarlo un paio di volte. Cioè, Samford per me si è fatto un pochino male. È un po' masochista. Diamine, quando deve passarla Kevin, alla fine si fa sempre rubare palla. Quanto odio Kevin, mamma mia. Pure da utilizzare. Fammi un altro fallo, vai. No, se non mi dà fallo. Non mi dà fallo. Io l'ho... C'era un giocatore che bloccava la visuale probabilmente. Ma forse pure qua, diamine. Vabbè che tanto era inutile sto muro di roccia, però io devo almeno segnare un 2-1. Vai vai vai. Diamine. Ma non si continua più. Ecco, vabbè. Comunque l'ultimo imperatore. L'ultimo pinguino imperatore numero 1. Samford, sei ufficialmente morto. E Kevin, attenzione. Quello era nelle palle, non sulla te. Non sulle gambe, eh. Te. Ecco.
ne abbiamo di nuovo palla, però stiamo facendo fatica, molta fatica, perché comunque questi sono molto pallosi, appena toccano palla possono scatenare un qualsiasi cosa che può farsi del male. Tu sei in fuorigioco, scommetto. Ecco. Grazie, Diam. Ecco, mo ritornano al portiere. Che mo avrà pure morso della belva, tra l'altro. Andiamo bene. Andiamo bene. L'ho messi malissimo. Siamo messi davvero male. Ti prego, parti. Vai, non sei fuori gioco, vai. Ti prego, una tormenta glaciale fatta bene. Mi spieghi perché tu hai il palle e lo lasci andare da solo e non lo muovi? Perché mi viene in automatico. Perché lo sai che muovendolo, vero, va più veloce. 2 a 1, 2 a 1. Sì, anche se di poco. Sì, ma 2 a 1. Ok, lo so che è 2 a 1. Mamma mia. Almeno un 2 a 1 l'abbiamo fatto, sì, però fatichiamo molto. Soprattutto con Kevin. Grazie, Janus. Ti adorerò sempre, lo sai, però non puoi fare fallo, dai. Dai. Palla normale. Bravo, Mark. Magari un'ultima azione riusciamo a farla. Diamine, ho sbagliato perché Kevin non ha più stamina. C'è Janus. Vai, Janus. Lui. Cazzo. Io sono un idiota però quando mi ci metto. Io sono un idiota quando mi ci metto. Non è che sei un idiota, non lo sapevi. Vabbè. Tecnica proibita, raga. Di qui non si passa. Di qui non si passa. Il risultato. I don't think so. Vabbè, abbiamo vinto nonostante la difficoltà. David, Joe. Mi dispiace, Jude. Abbiamo fatto una cosa sbagliata. Ma ora sono felice. Felice di aver capito cosa significa giocare a calcio come te. Joe. Sei il miglior capitano che abbiamo mai avuto, Jude. Dark, non mi sfuggirai. Ah, insomma. Ragazzi, io sinceramente questa partita l'ho sofferta, sì. Meno male che alla tormenta glaciale King non ha risposto con il morso della belva. E Dark ora scarica Caleb. Benissimo. Ed ecco che ora io dirò sempre di più Ray Dark perché mi tratta male Caleb. Caleb satanico almeno. Ho l'impressione che un altro ospite in attesa stia arrivando a ficcare il naso. Chi sarà? Ma intanto prendiamoci questi punti, pochi, perché purtroppo non abbiamo fatto una bella figura. Vabbè. Anche se tu avessi fatto più gol, avresti preso comunque pochi punti. Quindi... Questo non è importante. Questa volta non puoi fuggire. E invece... Ai ai ai. Manca uno. Chissà chi è. Cioè, quando siete fuori ve ne accorgete. Mark, capisco che tu sei molto stupido, perché sei stupido, ovviamente. Però... Aia! Aia! Tempeste. Tuoni, rumori. Io resterei qua 3 minuti, così, soltanto a parlare di questo che...
Vabbè, ne parliamo dopo. Ricordatevi tutti di questa cosa. Molto sottovalutata, ma... insomma... per me dà molto impatto. Jude, vuoi sapere qual è stato il mio più grande successo finora? Il mio più grande successo... sei tu. Vorrei stringerti la mano, mamma, ma se non hai fatto nulla, King, dai. E attenzione! Attenzione! Quasi fa festa, forse! Ecco qua. La scuola sarebbe troppo preoccupata per te per giocare al meglio. Deve escluderti per il loro bene. Beatrice ha ragione, non c'è niente da fare, Sean. Conto su di te come cannoniere della Raymond. Sapete che c'è, ragazzi? Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Ecco esattamente quello che sta facendo mio padre, Xavier! Il dovere dell'allenatore protegge i giocatori, inclusi quelli della squadra avversaria. Solo che... se si fossero ritirati, David sarebbe ancora tra le mani di Dark, quindi... io devo vincere, conseguenze non hanno importanza, è una guerra questa. Io pensavo che lo scopo di questa guerra fosse proteggere le persone. Davvero questo è il risultato a cui aspirava? Perché arrivare fino a tal punto? Ecco qua. Ma perché qua. Le doppi, dai! No, non sto doppiando, sto leggendo. Piuttosto. Vabbè, lascia che lo facciano le persone, sti cani. No, voglio so... vabbè, ne parliamo dopo, Ed. Ne parliamo dopo. Ecco il ciondolo, parlano del ciondolo. Vorrei farlo analizzare come si deve. Eh sì. Ed ecco che Lina. Lina sta iniziando ad avere paura. La sua copertura sta saltando. Un po' doppio giochista, Lina. Ma andiamo al Parlamento ora. Porto che aveva chiesto, perfetto. Vabbè, si tratta di un tragico incidente. Qualche anno fa, all'estero, un ragazzo è morto giocando a calcio. Eh.
Il cognome del ragazzo era Schiller. Magari era imparentato con un altro Schiller. Push! Proprio il cervello ora fa cose. Il direttore della mega corporazione Astram Schiller. Qua il cervello se ne va. Cioè proprio dice, vabbè. Ed eccolo. Signore, Ray Dark e l'Absolute Royal Academy sono stati sconfitti, ma la prego di non preoccuparsi. Abbiamo già messo in atto il nostro prossimo piano. Ah, finalmente. Ora le cose si fanno interessanti. Wells, ascolta questa domanda. Sì. Non pensi che l'infinità dello spazio sia proprio affascinante? Certamente. Dopotutto, ne sappiamo così poco, non è vero? Andiamo a Naniwaland, a Osaka, a cercare la base dell'Anus. Chi avrebbe immaginato che fosse qui? Scopri di più nel prossimo capitolo, Un giro in giostra. È ora di allenarsi. Ora. Se mi salvi magari. Bene. Dubito che ora mi salverà bene, però comunque c'ho il backup che mi può aiutare. Prima della Roya. Ok. Ora rimaniamo qua. Parliamo un po' di cose. Questo è il capitolo più corto che abbiamo registrato fino ad ora. Allora, inizio con la mia di considerazione oppure vuoi iniziare tu, Et? No, no, vai te, voglio solo dire una cosa. Per fortuna è il capitolo più corto. Non volevi più vedere Joe King, ammettilo. E nemmeno Kevin. Cosa te l'ha fatto intuire? Il fatto che li odi tutti e due. Vabbè. Ora. Considerazioni sul capitolo. Arriviamo ad Eime. Sembra tutto tranquillo. Un capitolo tranquillo, va bene, sembra così. Dobbiamo fare una quest soltanto. Quella della Royal Academy e della Absolute Royal Academy. Perfetto. Cioè, più la cosa di Oswald, perché comunque è collegata. Giustamente, essendo un capitolo corto, si focalizzano di più sulla partita principale, cioè Raymond e Absolute Royal Academy. Quindi la cosa Caleb che tenta, proprio satanismo puro per me, David e Joe. E a tal punto da far utilizzare a David una tecnica proibita proprio per sfiancarlo, per distruggerlo, per fargli fare... Vabbè, abbiamo capito. Quello che apprezzo appunto di Caleb qua è che davvero è un pazzo. Un pazzo che sembra tranquillo, così eccetera, ma poi alla fine ti fa proprio... Pur di trasmetterti un ideale da pazzo, proprio... Si fa toccare, si fa proprio tastare, eccetera, eccetera. E prende a pugni pure le persone. E passiamo poi avanti. Dopo la partita c'è la storia che conosciamo tutti. Joe e David stanchi, aiuto, distrutti. Più David, diciamo, perché Joe non l'hanno mai chiamata tecnica proibita quella nel gioco. Solo nell'anime, ma poi in Ares... Sapete tutti che fine fa. E arriviamo poi a questa parte. Allora, già da qui si sa un nome. Schiller. Perché si collega a Lina? Perché giustamente il cognome è lo stesso. C'è Xavier che dice mio padre. Il rapporto del ragazzo ucciso.
questo Astram Schiller che finalmente nel finale di questo capitolo si mostra. E partono le ricerche proprio mentali. Assurde. Nonostante sia corto, nonostante sia abbastanza pesante, comunque nel finale ti lascia così. Ma non solo. Ricordatevi della reazione di Shawn quando sta iniziando ad esplodere il molo. Cioè il molo, diciamo, il sottomarino. Quella è la stessa reazione che vediamo quando c'è una valanga in prossimità. Quando siamo dovuti andare a salvare Shawn. Cosa vuol dire questo? Che comunque nonostante non sia assolutamente collegabile alla neve, a quello che è successo, vuol dire che già qualcosa dentro Shawn sta iniziando ad esplodere. E lo si nota. Tutti quanti hanno sottovalutato questa cosa dicendo ma vabbè, sta tremando perché gli ricorda cosa. Ma perché? Cosa hanno di simile un rombo di una cosa che sta per esplodere e una valanga? L'elemento non è lo stesso. È un'esplosione. Non è neve che si stacca da una parte della montagna e inizia a scendere a palate e poi ti ammazza. No, qua è un'esplosione che non ha assolutamente nulla a che fare con l'elemento, non ha nulla a che fare con le dinamiche. Non ha... Perché allora sta tremando? Vuol dire che mentalmente sta succedendo qualcosa dentro Shawn. Qua voglio darvi questo significato. Poi, la storia degli Schiller si sta facendo molto più intricata, molto più seria, e apprezzo tantissimo. Soprattutto perché sapete com'è, diciamo, Xavier è il mio personaggio preferito insieme a Jordan della prima trilogia. Quindi sono un po' di parte, lo so. Però le cose, le teorie iniziano a venire fuori. Inizia a venire fuori questo nome, Astram Schiller. Lina inizia a fare la dubbiosa, la sospetta. In modo molto più visibile rispetto all'anime. Pietra di Alus ce l'ha lei, ma non vuole consegnarla a Dillman per le ricerche. Cosa vuol dire questo? Ci sono un po' di pensieri su questo, ma poi ci torneremo più avanti nei prossimi capitoli. Ed, vuoi dire qualcosa ora che ho finito le mie considerazioni? Allora, partiamo con l'analizzare il capitolo in questione, perché, allora, tu vieni dallo scontro con l'Epsilon, no? Che praticamente dici, oh mio Dio, adesso cosa mi succede, adesso cosa devo fare... oddio, adesso mi faranno la bua... Arriva Dark che ti dice: sono qui per aumentare il fanservice della serie. Con due dei personaggi più amati, ma che oggettivamente non hanno fatto mai una minchia. Vieni a sfidarmi in questa isola sperduta perdendo un'ora del tuo tempo. E tu dici, va bene, vengo a sfidarti in quest'isola sperduta perdendo un'ora del mio tempo. Vai lì, non c'è niente. Cioè, trovi Hillman, e Hillman è comunque una bella sorpresa. Perché, non perché ti ci sei affezionato, vabbè, le persone normali anche, ma perché non te l'aspetti lì. Però visto che c'è Dark di mezzo, se ti fermi qualche secondo puoi dire, aspetta, ma che può arrivare, perché comunque Dark uguale 40 anni fa uguale Smith e Hillman, cioè il punto è sempre quello. Poi tipo ti dicono vai alla Royal, tu vai alla Royal, tutti quanti che sfottono giù senza motivo perché semplicemente gli ha ruso il cugolo che se ne sia andato dopo che hanno perso. Mostrate un po' più di cervello e capite il perché l'ha fatto. Cosa che ho già spiegato e non ci vuole di ripetere. Andiamo avanti. Tipo arriva Caleb
con King, che è il re dei sopravvalutati, e Sanford, che comunque sta già con un piede nella tomba. Allora, andando avanti, tu vedi cioè, il fatto che Caleb picchia tutti. Ora, io dico, ma se un tizio gracile come un fuscello d'erba ti picchia, tu, che sei palestrato a schifo, parlo con King, tiragli una centra, cioè, dov'è il problema? Una centra sullo viso e vedi che gli si assesta qualcosa. È più forte per la pietà di Alius, gli tiro il calcio nelle palle. Che mi sembra facile. Vabbè. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Dopo quella cosa, ti dico, ti aspettiamo a Ime. Andiamo a Ime. Andando ad Ime, arrivano tutti i cosi, tutti i personaggi. Fate le sfide. Poi sorge questo sottomarino. Oh mio Dio. Un sottomarino scuro con la luce gialla. No. Peccato. No. Perché non si era capito da mostro marino che era un sottomarino. Per niente. Cosa sto farticando? Comunque, tu entri e vedi che in modo molto normale i giocatori della Royal sono stati presi e ribaltati. E Caleb li prende a pugni. Siete in 20! Quello è un bambino! Lo prendete a calci, per favore! È uno che è semplicemente un po' matto! Minchia, il calcio nei denti, guarda che gli cambia, eh. Cioè, non... Con un calcio nei denti gli assesti il cervello. Non supportiamo la violenza. Ah, io sì. No! No! No. Vabbè. Fai la partita, Davide Sanford, vedi che comunque inizia a usare il pinguino imperatore numero 1 e Mark piglia gol. Va bene. Prima volta. Pinguino imperatore numero 1, un'altra volta. C'è Jude che si disa che piglia la pallonata e rallenta il tiro e marca la palla. Ok. Pinguino imperatore numero 2, fase 3, arriva Kevin che si numero 1 magari. Numero 1 fase 3. Sì. È la terza volta che la usano. Arriva Kevin e si spacca la gamba. Allora, io Kevin non lo sopporto. Però se quel tiro è abbastanza forte da trasformare Kevin in una polpetta, perché Jude è ancora sano come un pesce? Cos'è? Vai in giro con l'antiproiettile, con i cubi di rigenerazione, c'ha cioè, immortalità del tipo 3, qualcosa del genere. Cioè, fatemi capire. Cioè, perché Jude non salta in aria e Kevin sì? Io forse avrei un'idea. Spara la tua idea, mira bene. Allora, Jude comunque si è sottoposto sempre agli allenamenti della Royal, se ci fai caso, e che comunque là si focalizzano molto sul fisico, sulla resistenza, eccetera, eccetera. Sono proprio, diciamo, come si può dire, un'organizzazione militare quasi. Diciamo un addestramento così... Tanto... Sì, va bene, però Jude è il regista, è il centrocampista, non l'abbiamo mai visto sfoggiare chissà quale resistenza. I allenamenti della Raymond anche erano molto pressanti sul fisico e sulle tecniche, quindi bene o male siamo lì. Poi Kevin, va bene, è un attaccante, c'ha comunque un fisico bello fatto, cioè lo capisci bene o male. Perché tu salti in aria, Jude, no? Cioè, o una cosa chiamata plot armor ci ha messo una manina. Aver manina intendo tutto il corpo. Oppure, boh, cioè, è anche vero che Jude viene sbalzato via. E quindi probabilmente ha avuto meno area d'impatto. Però non è che Jude è una rosa e Kevin sta una chiavica. Però se ci pensi, Jude... sarà colpito solo su una gamba. Kevin è proprio stato colpito sul corpo. Che minchia ho detto io? Cioè, stessa cosa, ho detto. È sbalzato via, l'area di impatto era minima, ma... Sì.
comunque un po' ne risenti. Cioè, non ha senso, secondo me, che Jude stia benissimo e Kevin va all'ospedale. Non sopporto nessuno dei due, però l'eguaglianza, per favore. Comunque, andando avanti, arrivi a fine capitolo che Xavier dice: mio padre. Lina fa: la pietra di Alios. E poi ti introducono al Buddha cattivo. Buddha cattivo. Qualcuno mi spiega il perché debba essere un Buddha? Non, cioè, potrei avere 20 immagini diverse, un Buddha. Vabbè. Comunque, ritornando all'inizio capitolo, si vanno un po' a caso. Osvaldo, che è stato salvato da Hillman. Questo vuol dire che Hillman è stato comunque abbastanza veloce, o no? Sì. Cioè, Hillman, se ha 60 anni suonati, sei così veloce, cosa sei? Sei Flash? Cioè, cioè, qualcuno faccia entrare Hillman nella Justice League. Io sono Simur Hillman, sono il più veloce del mondo. Comunque, boh, sto capitolo non l'ho mai sopportato. Manca una cosa. La cosa di Shawn. Ah, vabbè, il tremore di Shawn. Personalmente l'ho collegato anche da bambino al fatto che rumori forti, valanga, trauma, lui che diventa Aiden. Beh, c'è un po' di collegamento. Cioè... Sì. Sì. Non rendersene conto, secondo me, è un po' stupido. Vabbè, siamo giunti alla fine. No, ho aspettato il delasti. Benissimo. Comunque, siamo giunti alla fine di questo capitolo, finalmente. E io proporrei anche di far festa perché finalmente ci siamo levati Kevin dalle palle. Lo odio proprio quell'uomo. Vabbè. Ma a fine serie lo dovrete sfidare, sarà forte. Ok, va bene. Ci riescono tutti a diventare forti utilizzando la pietra di Alius, per favore. Io spero però che non debba tanto soffrire con la Dark Angel. Ma tu o Kevin? Perché personalmente Kevin deve soffrire come un maiale. No, io. Cioè, con la Dark Emperor, se vabbè. Ah, ok, vabbè. Vabbè, finisci la... abbiamo visto tu quanti non zoomare. Vabbè. Alla fine... Siamo giunti alla fine di questo capitolo, finalmente. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, dopo le nostre considerazioni. Ci vediamo il prossimo venerdì. Sì, venerdì, magari. Il prossimo mercoledì. Con il capitolo 6, credo, sì. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima, da Bjorn. Sì.